Voglio fare soldi, voglio lucrare, voglio casa nuova, voglio la macchina nuova, voglio eccetera eccetera. Innanzitutto ciao a tutti, eccomi qua, ritornato dopo una settimana che non facevo video ed oggi andiamo a parlare di un problema che c'è e che succede nella stragrande maggioranza dei casi, quando cioè, ci si va ad approcciare ad un business. Quando ci approcciamo ad un business, perché? Perché ci approcciamo ad un business che voglio fare i soldi. Ok? E questa è una gran cavolata. Perché questo? Perché i soldi non sono l'obiettivo. Cioè, i soldi non devono essere l'obiettivo, ma il vero obiettivo è lavorare bene, saper lavorare bene. Perché? Perché i soldi sono una conseguenza poi del lavorare bene. Attenzione, sembra un concetto banale, ma banale non è. Perché banale non è? Perché quando, andiamo a capirlo un po' più nel dettaglio, quando noi con la nostra mente pensiamo, ok, inizio l'attività perché voglio fare soldi. La nostra mente va in cerca di tutte quelle informazioni che portano il prima possibile all'obiettivo. Quindi andiamo in cerca delle scorciatoie, delle strategie, del trucchetto per fare i soldi e puntualmente queste cose non funzionano. Perché non funzionano? Perché il sistema di guadagno veloce con un'impresa, con un business, qualsiasi esso sia, non funziona. Non funziona perché non c'entra niente con qualsiasi tipo di attività che sia, ripeto, tradizionale, digitale, servizio o prodotti. Perché? Perché ci vuole tempo, come detto già in altri video, ne faremo ancora altri, lo ripeterò e ripeterò. Ci vuole tempo in un business, ci vuole tempo per far che cosa, precisamente? Per creare una massa critica, ad esempio, di clienti. E non solo creare massa critica di clienti, ma trovare una strategia, fare in modo che quei clienti con l'esperienza, poi andiamo a parlare, che quei clienti per l'appunto vadano a diventare clienti fidelizzati. Oppure nel caso in cui o che hai trovato clienti o che sto trovando clienti bene, ma voglio trovare altri collaboratori, come giusto che sia, perché da soli, ragazzi, non si fa niente ormai. Voglio trovare nuovi collaboratori, quindi vado a trovare un potenziale, fare massa critica sempre di potenziali collaboratori e renderli poi collaboratori fidelizzati, fedeli, che non ci lasciano più. Ed è così che la mia attività inizia a crescere a livello matematico, perché è normale che se ho il focus sulle giuste cose, passa del tempo, faccio le strategie, perfeziono e tutto, è naturale che avrò dei risultati. Quindi il fare soldi è una conseguenza del saper lavorare bene, quindi del saper comunicare bene. Saper comunicare bene che cosa? Un prodotto, o il prodotto o il servizio che vendo, oppure la formazione, il valore che do ai miei collaboratori. E quindi curare tutti quegli aspetti che sono la pubblicità, il marketing, il branding e altri aspetti che sono fondamentali per qualsiasi tipo di business. E quindi tutto quello che poi succede dopo che io ho acquisito un nuovo cliente, io ho acquisito un nuovo collaboratore, l'esperienza che fanno queste persone, queste due tipologie di persone, perché un cliente deve avere un'esperienza che poi lo riporta a ricomprare, quindi a diventare un cliente ricorrente, sempre più ricorrente. È qui che fai bingo. Un collaboratore a dare valore, a dare formazione, la giusta formazione, formare la gente a fare business è importante, perché noi glielo impara nessuno, come neanche a me l'aveva mai imparato nessuno, e quindi avere un collaboratore che non ci si stacca mai di dosso, che vorrà fare attività insieme a noi, che poi piano piano andremo anche a delegare, ma poi su questi sono altri argomenti che dirò anche in altri video. Quindi tutto sull'esperienza di queste due tipologie di persone. Ed è qui che mi devo focalizzare, perché è normale che se io mi focalizzo sul lavorare bene, è matematico, detto terra terra, che faccio i soldi. Quindi ripetiamo, perché se noi come obiettivo vediamo inizio un'attività e vedo soltanto voglio fare soldi, attenzione, stiamo facendo un grande errore perché andremo a cercare le scorciatoie, i trucchetti. E tante volte poi che succede nell'80-99% dei casi, tante volte, che si va a incappare in trappoli, in reti di altre persone che fanno a gara di chi spara la cazzata più grossa sulla strategia per farti fare i soldi in 11 secondi e mezzo. Quindi l'obiettivo non sono i soldi, ma l'obiettivo è il lavorare bene, perché tutto quello che faccio con il lavorare bene poi mi porta ad avere un resoconto economico importante. Quindi il focus sulle giuste cose. Prima battuta, creare massa critica di clienti e o collaboratori.
in seconda battuta far fare a questi clienti e o collaboratori l'esperienza giusta per creare un cliente fidelizzato, ricorrente, quindi portarlo sempre a ricomprare il nostro prodotto o servizio, oppure nel caso del collaboratore portarlo a diventare un collaboratore fidelizzato, fidato, e quindi che non ci lascerà mai, vorrà fare attività e business con noi, e quindi per poi delegare e fare altre cose. Quindi questo è importante, focus sulle giuste cose.